Ah, ecco, abbiamo, mi ero dimenticato, Alberta Cardinali che con una, che in tema, una campana tibetana, non mi ha avvisato lì, quindi, scusate, ci sono stato le tempi? No, non ci sono stato. Quindi ci sarà Alberta che una campana tibetana suonerà il gong quando mancherà un minuto per chiudere. E chi rispetterà i tempi avrà in regalo un pacco di pasta. Ho perso negli interventi, non ce l'ho più. Scusate, io l'ho persa. Quindi direi di passare i saluti del sindaco di Arcevia. Prego Andrea. Buongiorno a tutti, benvenuti ad una festa. La nostra comunità è in festa quest'oggi perché siamo una piccola comunità e questo è un evento grandioso. Io dico sempre piccolo e bello se ti apri, cioè piccolo e bello se pensi in grande, e la comunità di Arcevia pensa in grande. Abbiamo dei soggetti sul territorio che hanno idee e progetti e l'amministrazione comunale ha reimpostato un percorso di dialogo per governare un periodo di crisi così forte. Cioè non c'è più una gerarchizzazione dei rapporti, non c'è più un rapporto verticale tra i vari soggetti del territorio, c'è un rapporto orizzontale. Bruno mi ha chiamato, abbiamo formato un tavolo operativo dove ognuno diceva la sua, un tavolo dove abbiamo più riso, scherzato, nonostante le difficoltà perché i tempi erano strettissimi, ognuno ha fatto il suo compito e oggi siamo qui. Quindi il primo ringraziamento doveroso è a Bruno, Sebastianelli, alla cooperativa e a tutti i soggetti che sono in questo tavolo, che hanno permesso di realizzare un sogno, una cosa grandissima. La nostra comunità nel tempo uno può dire che è marginalizzata, nel senso che le infrastrutture passano lontani da questo territorio. Forse che sia stato un bene per certi versi. È un territorio ricco, ricco di idee, di progetti, ha un humus culturale profondo che sta facendo realizzare cose importanti. Noi mercoledì avremo un convegno internazionale sul paesaggio, proprio ad Arcevia, Arcevia come modello di paesaggio. Chi è salito, chi è venuto, da qualsiasi parte siete arrivati nel nostro territorio, avete visto la potenza del nostro paesaggio. In alcune zone è ricamato, in altre è disegnato geometricamente e noi sappiamo che questo è il contenitore che dobbiamo mantenere, conservare e dove avvengono le cose importanti. Questa rete territoriale è la base delle politiche di questa amministrazione che concerta con gli attori di questo territorio. Non è un caso che poi si è formato un GAS che sta lavorando benissimo, anche perché dobbiamo lavorare anche sul cambiamento culturale, sul nostro cambiamento delle abitudini, su un consumo consapevole. Insomma, si sta creando quella rete che sta realizzando cose importanti. Stiamo lavorando insieme alla CIA a un parco agricolo, cioè la valorizzazione appunto della ruralità del nostro territorio, in un'area ben specifica tutelata in modo integrale dal piano regolatore. Quindi stiamo facendo tutta una serie di cose importanti, ripeto, per l'ambiente. I nostri territori sono vocati, la nostra anima è l'agricoltura, la stavamo perdendo, la stiamo riacquisendo con nuove modalità, stiamo recuperando prodotti che stavano scomparendo dalla nostra area, come lo zafferano, come il mais sotto file. Molte volte sono dei giovani che stanno ritornando all'agricoltura. Allora questo spirito noi lo dobbiamo accompagnare, l'amministrazione è qui per realizzare questo. Io vi aspetto poi alle 17 ad Arcevia in piazza, dove appunto Bandana terrà questa conferenza importantissima. Le idee contano molto, ma contano anche chi le porta avanti, cioè i soggetti. Vandana ha un'energia straordinaria, io sono profondamente emozionato di questo evento e sono veramente felice e rappresento la felicità di tutta la comunità. Questi incontri ci fanno crescere,
e penso anche che possano far crescere l'intero territorio. Anche quello che stiamo cercando di fare con molta difficoltà sul... Oh mamma mia, la pasta la voglio, quindi no. Allora, finisco. Segnale. È la disabitudine. Bene, bene. No, ci sto dai tempi. Allora, dicevo, quello che si sta facendo anche insieme al Comune di Senigallia e a tutti i comuni dell'area per appunto fondare un distretto del biologico e dei prodotti di qualità va in questa direzione. L'ultima cosa che devo dire, abbiamo fatto una follia a proposito di pazzie, siamo partiti col porta a porta su tutto il territorio comunale, che è 126 km quadrati con poco meno di 5.000 persone, un'impresa epica, siamo, come dire, l'obiettivo è giusto e ci stiamo impegnando tutti, comunità compresa, quindi ecco, questo è uno sforzo che lasciamo ai nostri, alle persone che verranno dopo di noi, comprese le nuove generazioni. Grazie.